non aveva bisogno di sponsor, questo diciamolo subito. Io ho detto una cosa molto, in maniera molto chiara: secondo me il futuro del Movimento 5 Stelle, che deve essere un futuro di rilancio del movimento, di rifondazione, di rinnovamento totale, è un futuro che deve intrecciarsi con quello di Giuseppe Conte. Abbiamo fatto un'esperienza molto positiva con lui Presidente del Consiglio, e adesso, ecco, ripeto, dobbiamo guardare avanti, e nella prospettiva del futuro del Movimento 5 Stelle, secondo me, deve esserci Giuseppe Conte. Poi chiaramente bisogna chiedere a lui anche cosa ne pensa, ecco, ma dal punto di vista del Movimento 5 Stelle, almeno il mio punto di vista è questo. No, non ho bisogno di metterlo in guardia. Chiaramente questa è una situazione difficile, c'è una pandemia, è una situazione del tutto eccezionale in cui il Movimento 5 Stelle ha deciso di rispondere all'appello del Presidente della Repubblica. Siamo in questa maggioranza per portando avanti i nostri valori, difendendo anche il lavoro che abbiamo portato avanti in questi anni. Lo facciamo con la massima lealtà e correttezza istituzionale, con quel senso di responsabilità che ha animato l'azione del Movimento 5 Stelle in questa legislatura, e chiaramente però ecco, è un momento dal quale dobbiamo uscire trovando un rinnovamento che è necessario. Io ho parlato di rifondazione e lo confermo. Non più Conte federatore, diciamo. I valori, noi abbiamo secondo me in questa fase due temi principali, quello della legalità e quello della transizione ecologica. Dobbiamo andare avanti su questo doppio non binario più che come, da sempre contraddistingue. Non lo vedete più come il federatore della coalizione giallorossa? No, ma io non voglio spingermi nell'individuazione di ruoli o altro. Io dico semplicemente che è importante guardare alla prospettiva del futuro in cui il Movimento 5 Stelle ha tanto da dare, ecco, guardare insieme a questa prospettiva insieme a Giuseppe Conte.